Secondo me, tra l'altro, collegato a questo c'è anche una domanda abbastanza interessante. Io non ho molti contatti, non conosco molte persone consapevoli riguardo alle nuove opportunità del mondo, ho solo il web e i libri, che fare in questo caso? E già avere il Sì, il web web è non tanta è roba, poco. eh. Esatto. Allora, dalla mia esperienza, io mi sono trovata molto bene, lo uso tuttora, un sito che si chiama Coursera, che probabilmente tante persone conoscono, e quella è una piattaforma pazzesca con un sacco di corsi, sia gratuiti che eventualmente a pagamento, in cui ti danno anche dei certificati su qualsiasi topic uno possa cercare, quindi dalle soft skills a cui si riferiva Michele prima, quindi public speaking, organizational skills e quant'altro, al se voglio coltivare, non so, la mia passione per la preistoria, lo posso fare. Quindi quello è una cosa che mi viene in mente. Non so se voi avete altre idee, altri suggerimenti per chi ha Beh, solo io il su web questo e i vorrei libri. spezzare, diciamo, non una ma due lance, perché secondo me, ecco, un po' l'impressione che ho io è che nell'università, soprattutto in Italia, e quando ho fatto l'università negli Stati Uniti un pochino di meno, questo tipo di competenze qua non sono proprio considerate. E quindi tu magari c'hai della gente che studia tanto, ma poi tu gli dici, ok, spiegami cosa studia, non te lo sanno spiegare bene, non sanno presentarlo bene, non... Queste cose qua non sono una perdita di tempo, anzi, in certo mondo del lavoro, poi dipende dal tipo di lavoro, però se uno poi va un domani nel mondo del lavoro, questo tipo di competenze qua risultano essere molto, molto importanti. Però, Michele, se posso prendere un po' la domanda di Nicola da un altro angolo, vorrei infilarci un tema che a me è molto caro, in particolare, visto che stiamo parlando anche di tool, vorrei dire, secondo me LinkedIn in questo caso è uno strumento chiave, in particolare se la domanda parte dicendo non ho molti contatti, non conosco molte persone. Quindi sicuramente abbiamo il web e nel web troviamo anche LinkedIn, che è questa piattaforma. Non diamo per scontato in questo caso, molti studenti del liceo, delle scuole superiori non lo conoscono. È un social network per professionisti dove essenzialmente si ha un CV virtuale e ci si invia contatti, ci si invia richieste di amicizia, possiamo così chiamare, contatti con altre persone, si conoscono altre persone, si può interagire con queste stesse. Una delle cose che ho fatto io al tempo, ho scoperto LinkedIn in quinta superiore, quando era già un po' tardino, è stato proprio molto, molto banalmente contattare alcune persone che avevo trovato su LinkedIn, che avevano dei profili interessanti, che avevano fatto magari dei percorsi a cui io sapevo sarei potuto essere interessato, semplicissimo messaggio chiedendo magari di fare una chiamata, di fare una chat, giusto per capire un po', di cosa si trattasse. E quindi in questo modo ho notato che moltissime persone mi rispondevano e da lì ho iniziato a conoscere sempre più persone e mi si è aperto un mondo perché tantissimi ragazzi che avevano già fatto quel tipo di percorso mi hanno svelato quali erano i trucchi del mestiere. Quindi, secondo me, LinkedIn è veramente fondamentale, soprattutto iscriversi il prima possibile. Posso dirlo? Io credo che se uno è curioso e vuole cominciare a capire un campo e l'altro e quell'altro, proprio da grezzo, con un minimo di conoscenza, Wikipedia in inglese è spettacolare. In inglese, occhio, che in ogni altro linguaggio, a parte il francese, ma il francese pure è fatta bene, specialmente in italiano, è pieno di stronzate, ma ed anche di errori. Che uno non ha tempo di correggere, ma c'è. In inglese c'è una comunità gigantesca mondiale che monitora ed è una buona maniera per incuriosirsi, anche se non hai soldi, anche se vivi nel paesello, anche se papà e la mamma hanno zero interessi, altri dal negozietto, da quello dal campo, da quello che è, per incuriosirsi. Quindi, certo, l'attività della curiosità tra i 14 e i 18 è cruciale. Dopo, secondo me, torniamo al punto di prima, dopo devi aver conoscere te stesso e guardate questa cosa appunto di utilizzare, questa cosa è il primo anno di farlo bene, di sapere utilizzare il proprio tempo bene. È veramente cruciale, sono la stessa cosa, no? Fare il primo anno seriamente è una maniera di utilizzare il tuo tempo bene. Posso integrare qui, secondo me, cioè in questo caso, almeno dal mio punto di vista, la mia esperienza, il primo anno di università, io al tempo ho capito come utilizzarlo chiedendo l'opinione ad altre persone che l'avevano già fatto. Se c'è veramente un'opportunità che non viene colta al momento, informativa. Quindi uno studente che contatta un altro studente di triennale, non c'è un troppo divario di età in questo caso, perché in quel caso non ci sarebbe risposta probabilmente della persona che è già più avanti in carriera, ma con vicinanza moderata, quindi 3-4 anni, le persone sono veramente disposte a risponderti. Quindi, Sì, secondo me, gli studenti del liceo non lo io sanno, quindi non contattano e non ricevono risposta, ma potrebbero farlo dal mio punto di vista.
Leo, quello che aggiungerei come metodologia, pensando anche che ho ricevuto spesso anche delle richieste di spiegazioni, di appunto chiarimenti sul mio percorso e quant'altro, è di dare molta importanza a quello che diceva Michele prima del farsi delle domande, no? Cioè, giustamente diventa anche poco produttivo per se stessi entrare in LinkedIn, che e il web in questo caso può essere anche un'arma a doppio taglio, in cui si trovano un sacco di informazioni, ma può più confondere che chiarire. Quindi magari come primo step farsi proprio delle domande per restringere un po' il campo d'azione, no? Magari uno dice, guarda, mi piace matematica piuttosto che comunque la filosofia è la mia passione, non lo so, macro aree. E poi sulla base di quel sfruttare veramente gli tools che si hanno online, che può essere giustamente Wikipedia, piuttosto che contattare le persone su LinkedIn, per avere un livello di informazione un po' più di dettaglio. Però ecco, nel momento in cui uno va, c'era una domanda, come si fa a contattare le persone su LinkedIn? LinkedIn, qualora vi vogliate iscrivere, è una piattaforma molto facile in cui si possono filtrare le persone per localizzazione, letteralmente persone a Londra che hanno studiato alla Bocconi, che lavorano in banca, cioè è potentissimo sotto quel punto di vista, e quindi permettendo di filtrare ciò che sono, diciamo, i desideri e gli interessi del singolo, si può poi anche contattare in modo mirato le persone. Quindi ecco, con quell'ulteriore validazione, secondo me è un tool potentissimo, altrimenti rischia di essere, esatto, un po' un'arma a doppio taglio. Però io ho scoperto LinkedIn che finivo l'università, quindi sono arrivata dopo chiunque. In questo tu sei stato molto più avanti.